Amici di Match Fishing, ben trovati, buona serata a tutti e bentornati sui nostri social YouTube e Facebook di Match Fishing. Insieme a noi un ospite veramente gradito, un personaggio che ha scritto pagine importanti nella specialità del carp fishing e non solo, Sebastiano Brunelli, ci sta Buongiorno. rispondendo dalla provincia di Verona, giusto Sebastiano? Buongiorno a tutti, provincia di Verona. Sono nell'hinterland veronese, quindi appena fuori dalle porte di Verona. Un piacere per me. Ciao Alessandro, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli amici che ci guarderanno e che staranno con noi in questo tempo, in questo spazio. Che ovviamente invitiamo anche a mandare dei commenti, a fare delle richieste, perché oggi tratteremo l'argomento dello specialist, il method pesante, il carp fishing, insomma, queste tecniche che ha di fatto portato avanti Sebastiano in tanti lunghi anni di attività e anche di competenza, perché sei diventato, oltre un testimonial per il marchio, il brand Maver, ma sei anche un dipendente dell'azienda Maver, giusto Sebastiano? Sì, oggi aiuto la famiglia Pirazzini nella definizione delle politiche commerciali, quindi il mio ruolo è quello di direttore commerciale Italia ed estero all'interno della Maver Italia. Mi occupo in gran parte del rapporto col commercio estero, quindi con tutti quelli che sono i partner esteri, dalla Russia fino al Perù, quindi ne abbiamo tantissimi. E all'interno del brand Maver, al di là delle competenze direttamente commerciali, praticamente ho sviluppato insieme all'azienda e ai colleghi anche un marchio proprio relativo, reactor bait, se posso nominarlo, Certo, siamo qui per questo. relativo a tutta le esche, le pasture, gli additivi, tutto il food per la carpa e non solo per tutti i ciprini, insomma, quindi. Questo è il mio lavoro, la mia occupazione oggi, Alessandro. Arrivare a questa occupazione, ovviamente sei partito da una passione che ti ha visto prima pescatore individuale, poi entrare anche nel mondo dell'agonismo, ottenendo dei risultati sicuramente molto importanti, perché guardando la tua carta d'identità c'è scritto che hai fatto parte del Club Azzurro per circa 10 anni, sei stato in nazionale, mi sembra, per 6 anni, se non ricordo Sì, male, 5,6 anni. ti sei tolto anche la soddisfazione di vincere una medaglia d'oro per nazioni nel lontano 2003, giusto Il Sebastiano? campionato del mondo per nazioni, sì, nel 2003. In quale paese eravate in questo Eravamo in mondiale? Italia, in quel caso lo ospitavamo in Italia a Milano. Ah, dove di All'Idroscalo di Milano. all'Idroscalo. All'Idroscalo di Milano l'abbiamo ospitato nel 2003. È stata l'unica occasione che a Milano abbiamo avuto questa possibilità, è un bellissimo bacino, tra l'altro, ho bellissimi ricordi per quello che concerne la mia carriera agonistica. Avevo, credo, in 10-12 competizioni di idroscalo di Club Azzurro, penso di aver avuto la media del 1-2, 1-3, quindi Caspita. era abbastanza, era come casa. Queste sono le medaglie d'oro che ricorderai sicuramente per tutta la vita, ma hai ottenuto altre medaglie anche di bronzo, sempre in un mondiale per nazioni, e poi ti sei tolto anche la soddisfazione di diventare campione italiano individuale nel 2009. Se mi puoi dire dove è avvenuto questo La bel stessa risultato. cosa è stata sempre una fatalità. Eravamo all'Idroscalo di Milano col Ah. mio socio Aurelio, che saluto, che era il mio compagno di pesca, perché il carp fishing si svolge sempre in coppia, quindi anche nell'agonismo si svolge in coppia. Eravamo all'Idroscalo di Milano. La più grande soddisfazione è che eravamo in un picchetto totalmente sfavorito, o comunque tra gli sfavoriti, praticamente. Abbiamo avuto questa bellissima soddisfazione di vincere questo italiano che 2 anni prima avevamo sfiorato e avevamo vinto l'argento. Quindi Quindi la mia ci siamo. sicuramente ti sei tolto una bella soddisfazione. Insomma, oggi Sebastiano vogliamo parlare di carp fishing, il mondo carpa, vogliamo Sì, giusto. parlare anche del method pesante, se così possiamo dire, il method feeder pesante. Vogliamo parlare anche un po' di bracconaggio, che è questa piaga che negli ultimi 10 anni in particolare ha inginocchiato il mondo del carp fishing.
Vogliamo, visto che tu rappresenti molto bene anche la Reactor Byte, quindi un marchio importante distribuito dalla Paioli, vogliamo entrare anche nel merito delle, come posso dire, delle composizioni di questi prodotti, quindi quali sono i periodi migliori durante le stagioni per utilizzare questi prodotti, ovviamente sui ciprinidi, non espressamente diretti alla carpa, ma in particolare su tutti i ciprinidi. Vogliamo anche capire come tu utilizzi le differenze cromatiche di un prodotto in relazione ai fondali e quant'altro, e poi se i nostri amici avranno la bontà e la pazienza di seguirci, quindi facendoci le domande, vi porteremo a pescare con la fantasia in alcuni posti che Sebastiano conosce molto bene, quindi alcuni itinerari di pesca, vi suggeriremo degli itinerari da annotare nella vostra agenda e quindi per andare poi a pescarci quando avrete la possibilità. Intanto, visto che siamo ormai, come dire, tutti in fremito per poter partire, in Veneto come stanno le cose, Sebastiano? Si può pescare tranquillamente? Ma noi abbiamo l'assessore Giuseppe Pan che qualche sera fa ha chiarito e interpretato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha espressamente dichiarato che fino al 3 maggio si può pescare all'interno del comune di residenza, e anche spostandosi con il veicolo, mentre dal 4 maggio in poi attendiamo un attimo le direttive in questi giorni, ma dovrebbe essere possibile pescare in tutta la regione. Ah, quindi addirittura penso che, in tutta la regione? Sì, sembra proprio che sia esteso a tutta la regione lo spostamento per la pesca sportiva, però io dico sempre aspettiamo qualcosa di più preciso in modo che non andiamo a incorrere in sanzioni e qualsiasi altra cosa, ecco. Finché non si sa, io dico sempre meglio stare dalla parte dei bottoni, della ragione, e aspettare un attimo. Io ho la fortuna, insomma, di avere l'Adige che passa nel comune di residenza, se non si sporca. Ah beh, è una bella fortuna, sicuro. Noi abbiamo avuto ieri sera la notizia, che l'abbiamo peraltro data anche in diretta su Match Fishing, la regione Emilia-Romagna ha dato il via libera, però dentro il territorio provinciale, a partire da lunedì. Quindi da lunedì sicuramente avremo la possibilità di sentire il profumo del pesce e dei nostri amati fiumi o canali. Bene. Sì, soprattutto della natura, che è quello che manca ai pescatori e alle persone. Cominciamo a parlare di carp fishing. Sono tantissimi anni, di preciso da quant'è che tu pratichi questa specialità? Ma devi sapere, Alessandro, che i primi terminali con le righe, le prime boilers, avevo 10-11 anni. Quando ho attaccato i primi, ne compio 36 lunedì prossimo, proprio il 4 maggio, quindi sono quasi 26 anni che con gli aghi e le boilers gioco, infilo e faccio esperienza. Poi quando ho avuto 14-15 anni ho avuto il bellissimo regalo del papà per una promozione scolastica, che mi ha regalato tutta l'attrezzatura usata a quel tempo per iniziare, con i sensori, con tutte le canne potenti, e mi sono dedicato a questa disciplina che mi ha fatto veramente conoscere la carpa e il mondo del ciprinide in maniera, penso, il più approfondita possibile. È stato anche mio interesse capire tante abitudini per poi confrontarmi con queste prede. E tra l'altro questo periodo di quarantena mi ha fatto riscoprire le mie origini, perché ho cominciato a pescare carp fishing nelle cave dietro casa naturali, che sono delle cave, erano cave libere, abbandonate, no? Sì. E c'erano solamente pochi pesci dentro, molto selvatici, che per prenderli era veramente complicato. E in questi giorni di quarantena, delle passeggiatine dietro casa, insomma, ho rivisto quello che è stato il mio punto di partenza in questa disciplina, ecco. Beh, le cave sicuramente nel nord Italia ce ne sono veramente tante, ci sono tutti i pesci selvatici anche di dimensione notevole, sicuramente tu ne conosci diverse, ce le dovrai poi svelare qualcuna in particolare dopo per i nostri amici che ci stanno già seguendo in diversi, insomma, tra l'altro abbiamo qualcuno che ci saluta, Lauro Franciosi. Io saluto tutti quelli che si stanno salutando, vedo anche dalla Sicilia, il mio presidente Tiziano Begal, il presidente della FIPSAS di Verona. Esatto, Tiziano, l'amico Tiziano Begal, che saluto anch'io, veramente, ciao Tiziano.
Paolo Donati è un collaboratore nostro di Mare Italia. Tutti quelli che ti salutano, saluto anche il mio collega Alessandro Montanari che è stato in diretta con voi qualche sera e volevo precisare perché mi fa la battuta sulla media, che era la media nel campo gara di Milano, dello scalo di Milano, perché ci prendiamo in giro a vicenda, no? Tra pescatori, tra agonisti, Sì, quindi beh, quella era una chiaro. media molto alta, Ale, ma era la media in un campo gara, molto bassa come vogliamo chiamarla. Quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando, mi sembra da tutte le parti d'Italia, perché vedo persone che conosco che stanno commentando da nord a sud, insomma. Allora, cominciamo a parlare di questo mondo carpa. Quali sono Sicuramente. le regole per capire come affrontare una sessione di pesca in una cava piuttosto che in un canale, perché, o in un fiume? Perché le carpe sono pesci che abitano un po' tutti gli specchi d'acqua. Io Certamente. personalmente ho preso carpe enormi, mi ricordo in alcuni laghi alpini, eravamo su in Carinzia, in una riserva, carpe veramente stratosferiche di una livrea meravigliosa. Poi la Carinzia è la regione austriaca dai 1000 laghi e lì ovviamente c'è solo che da divertirsi. Però in Italia sicuramente ce ne sono tante cave fatte negli anni 60 quando si costruivano le autostrade nel nord e quindi venivano in qualche modo create dallo svuotamento per togliere il materiale per costruire le strade. Tu Sì, hai affrontato quindi posti di pesca sia in fiume che in lago che in canale. Quali sono gli approcci per questo tipo di impostazione di pesca? considera Alessandro che, come dicevi te, le cave create dall'estrazione della ghiaia sono tantissime. Sono Esatto. stati degli spot che alcuni sono rimasti privati, quindi non si può entrare, non si può pescare perché appunto in alcuni posti l'escavazione della ghiaia sta continuando, in altri semplicemente sono rimaste private e non ci si può entrare. Alcune sono state vendute o date in gestione a degli esercenti, degli imprenditori, chiamiamoli così, che li hanno poi messe in servizio aperte a noi pescatori, e quindi sono molte quelle ben gestite sia per il car fishing che per il feeder, per queste tipologie di pesca. Sono sempre stato un pescatore nella tecnica del car fishing, ma non solo, che ha sempre preferito l'acqua naturale, quindi il canale, il fiume e il grande lago naturale. Mi è sempre piaciuto confrontarmi con realtà naturali in tutta Italia. Penso di essere stato ospite fortunato quando avevo un po' più di tempo di tantissime realtà. Quindi dal famoso canale dello Stellato, che voi conoscete benissimo, al Canal Bianco in provincia di Verona, passando attraverso il lago di Viverona in Piemonte, che è uno dei miei preferiti, ai grossi laghi vulcanici del centro Italia, come Cantalice piuttosto che Bolsena. E quindi ecco, le mie esperienze da questo punto di vista sono state abbastanza a 360 gradi. La carpa la cominci a conoscere come animale che vive. Animale a sangue freddo che vive nell'acqua dolce, quindi sappiamo tantissime cose in merito alla sua alimentazione, che poi, quando invece viene immessa in un'acqua privata, viene un po' una snaturata, ecco. Quindi tutto il cibo che lei normalmente ricerca a livello naturale, nella sua vita in un lago pieno di erbai, di secche, nell'habitat classico, viene un po' snaturato quando viene immessa in determinati laghi, in determinate cave che vengono riempite di carpe, in poche altre parole. Ho Certo capito. che rimangono delle caratteristiche essenziali, la carpa appunto è un pesce a sangue freddo, quindi vive e si muove molto bene, con temperature dell'acqua che superano i 6-7 gradi centigradi. Sotto questa temperatura la sua attività alimentare o sostanziale diminuisce particolarmente, Ecco, questo quindi è il primo elemento che dobbiamo mettere in evidenza per chiunque voglia affrontare una sessione di pesca alla carpa, cioè il controllo della temperatura dell'acqua è il primo elemento che ci fa dire oggi bollo oppure oggi non bollo, giusto? I 6 gradi esattamente. è la linea di spartiacque per dire si prende o non si prende. La carpa con l'acqua sotto i 6 gradi si blocca. Stai Sì, dicendo sto questo? dicendo questo, eccezione fatta, ripeto, per qualche laghetto, per qualche fisheries, dove a volte la scarsità di cibo
o la presenza massiccia di pesce, anche con l'acqua a 5-4 gradi, qualche mangiata, qualche pesce comunque si muove, ma semplicemente perché ha la necessità di mettere in bocca qualcosa, nonostante il suo metabolismo sia in quel momento lì particolarmente bloccato, per la genetica, proprio per come è fatta la carne. Quindi tu hai un termometro che misura l'acqua, cosa hai, uno strumento sì, per capire? Un po' tutti i carpisti cercano di portare con sé una sorta di termometro, ce ne sono anche di abbastanza professionali oggi, che lanciati nella profondità desiderata e recuperati, esatto, con una certa velocità, addirittura alcuni si bloccano anche alla temperatura dopo, per esempio, 40 secondi o un minuto che stanno nell'acqua, e si riesce a visualizzare qual è la temperatura della profondità desiderata, ecco. Poi, perché questo cosa ti comporta? Scusa se è un dialogo che faccio, perché mi incuriosisco man mano. Se la temperatura scende sotto un determinato livello di gradazione, tu cambi o adatti l'alimentazione? Assolutamente sì. Più nutriente, meno. Allora, facciamo l'esempio: nel periodo invernale con acque fredde, nel periodo primaverile e estive con acque molto calde. Parliamo della carpa come animale che vive, che nasce all'interno del suo habitat naturale, come animale naturale che non viene snaturato da allevamenti o da cose simili. Ripeto, nel periodo invernale il suo metabolismo è molto lento, ha bisogno di un'esca o di una pastura particolarmente bilanciata. Bilanciata significa che non ecceda in quantità proteiche e di grasso, ok? Quindi le varie farine che compongono una boilies piuttosto che una pastura non devono essere estremamente iperproteiche, altrimenti nel periodo invernale questo blocca la reattività della carpa, cioè ne mangia un po', ma poi non continua ad alimentarsi con continuità, ne mangia veramente poche. Questo è quello che succede nel periodo invernale. Nel periodo invernale va bilanciata un'esca tra zuccheri, carboidrati, vitamine, proteine e grassi. Più è bilanciata, più funziona. Con l'aumentare della temperatura e l'andare avanti della stagione, si incontra il periodo di marzo-aprile, in cui normalmente si svegliano e hanno i primi tepori delle prime acque, hanno bisogno di reintegrare tutto quello che hanno perso o che comunque non hanno bisogno di energie per svegliarsi dal periodo freddo. Ci si può sbizzarrire un po' di più, si usano delle esche, delle pasture leggermente più proteiche con dei segnali molto più importanti. Poi arriva il periodo di frega, in cui negli spot naturali, nei laghi naturali, nei fiumi naturali non possiamo pescarle, perché questo mediamente è quello che accade al di là dei periodi di quarantena cui siamo stati sottoposti. È un momento in cui la carpa ha poca voglia di mangiare, la prima necessità, come tutti gli animali, è quella di riprodursi, di deporre le uova e di farle schiudere, quindi l'alimentazione passa in secondo piano. Okay. Quando finisce il periodo della frega è un periodo decisamente interessante, perché come tutti o tanti esseri viventi devono reintegrare le fatiche fatte durante la frega, ma anche tutti i tessuti che si sono strappati, vuoi per i movimenti che fanno addosso le rive, addosso i cannetti, vuoi per tutto quello che comporta la deposizione delle uova e la riproduzione, no? Quante carpe vediamo con i tessuti, con la pelle strappata, le squame che mancano, e immaginate che questo succede anche all'interno del corpo della carpa, con tutto il suo apparato riproduttivo. A quel punto ha bisogno di un cibo più grasso e più proteico, perché deve andare a ricostruire le molecole del proprio corpo, che si sono sfaldate praticamente. Quindi esistono già, Sebastiano, dei prodotti più adatti per l'inverno, più adatti per l'estate, oppure ognuno si deve organizzare e crearsi i suoi mix in base a quelle che sono le sue conoscenze o quant'altro? Ma guarda, il mercato è abbastanza fornito e penso che ci siano anche delle persone competenti che sviluppano determinati prodotti. Credo che ci siano dei prodotti già pronti all'uso, e penso che ce ne siano diversi sugli scaffali dei negozi e nei cataloghi delle aziende. Quindi sta solo un pochino a conoscerli e a chiedere ai responsabili o ai collaboratori quali sono i più indicati in un periodo rispetto a un altro. Ok. E è chiaro che quando vai a sviluppare qualcosa di tuo, con la conoscenza delle farine, della proteinicità, piuttosto che delle combinazioni nutritive, fai un qualcosa di diverso, insomma. Io, ad esempio, nel parlare delle esche per le carpe la settimana scorsa o l'altra sulla mia pagina,
io produco boilers da, nella mia taverna per me stesso da un sacco di anni e ho adattato questa pratica anche al metodo feeder e allo specialist perché voglio la mia esca del mio colore con le caratteristiche che io ho pensato, con l'aroma che io ho pensato per determinati momenti, per determinati periodi dell'anno, insomma. Quindi sul mercato di pronto, di ready made, come si chiama, c'è già molto sicuramente. E poi possiamo avere la possibilità di fare dei tagli noi, delle integrazioni, oppure partire da zero per creare il nostro prodotto con un sacco di farine, di aromi e di complessi aminoacidici che ci sono anche questi in commercio per riuscire ad arrivare dove vogliamo noi. Mi piace molto lavorare con queste farine, con questi tagli, perché riesco a produrre qualcosa di mio, di personale. E io ho consigliato questo, perché anche gli amanti del feeder, del metodo, nella rubrica mia ho scritto giustamente che è bello ed è comodo ed è giusto andare sullo scaffale, prendere il dumbo, il bandum, la mini boiler già pronta, fatta da degli esperti, creata dagli esperti, è bellissimo e comodissimo. Ma dall'altro punto di vista, se mi metto a lavorarci, a creare delle mini boilers da 8 mm, dei dumbbell da 10, da 5, io so quello che sto facendo. Cioè io so quello che sto creando per me stesso e posso sbizzarrirmi sia con i colori che con gli aromi, che con i messaggi olfattivi. Quindi è una pratica che consiglio anche perché non, è molto meno complessa di quello che le persone credono. Beh, sicuramente serve una conoscenza dei singoli prodotti per capirne le caratteristiche e quindi servono anni di esperienza prima di arrivare a una, come dire, a costruirsi addirittura le boil personalizzate come fai tu. Ma gli aminoacidi che so che vengono utilizzati spesso nella costruzione delle boil piuttosto che nella preparazione delle pasture, quanto incidono effettivamente? Perché qui nel mondo della pesca regna spesso, no, questo detto, hai l'ingrediente segreto che fa la differenza, no? E tutti i beccaccioni a credere che ci sia la polverina magica che ti fa fare probabilmente il salto di qualità. Ma esiste veramente questa polverina magica o questo ingrediente magico che ti può far fare la differenza? Esistono alcuni prodotti ed alcune, diciamo, integrazioni normalmente che provengono dalla zootecnia che stimolano molto l'apparato gustativo, olfattivo della carpa e che le mandano in frenesia. Quindi qualche prodotto sì, esiste sicuramente. Che sia miracoloso, assolutamente no. Lo denota il fatto che, ad esempio, nella stagione invernale, quando l'acqua si raffredda, tutte queste cose vengono meno. Okay. Quindi non c'è sicuramente la polvere magica, ci sono alcuni prodotti che possono stimolare la carpa all'alimentazione più di altri. Mi chiedevi degli aminoacidi, gli aminoacidi sono dei prodotti, sono delle catene, molto deboli tra l'altro. La funzione dell'aminoacido è duplice. Allora, tanto ce ne sono tantissimi e molto spesso vengono combinati insieme nel mondo animale o della ricerca dell'alimentazione animale, vengono combinati insieme. I più semplici sono la lisina e la betaina. Dopo, se vuoi, ci fermiamo un attimo sulla famosa betaina. Sì, certo, betaina. Per conoscerla meglio, sicuro. Sono i più semplici, possono essere anche miscelati e fatti diventare liquidi. La funzione degli aminoacidi è duplice. Da un lato crea attrazione sull'apparato olfattivo della carpa. Cioè lei avverte queste catene ed è attratta da queste. Dall'altra parte aiuta la carpa a sviluppare o a potenziare degli enzimi digestivi per digerire quello che noi gli diamo da mangiare. Perché la carpa nasce in natura geneticamente come un divoratore di cibo di origine animale, quindi la coccinella, la pozza d'acqua dolce, il gambero. Noi a volte gli diamo da mangiare degli articoli, delle farine, dei composti che hanno poco a che vedere con la sua dieta in natura, capisci? E quindi l'aminoacido le aiuta anche a sviluppare questi enzimi per la digestione di questo tipo di prodotti che non sono normalmente avvezze a mangiare, ecco.
Diciamo che la carpa comunque in ogni caso è un pesce che ama molto tutto ciò che è di origine proteica, perché come ti ripeto nasce come brufolatore, nasce per mangiare i vermi, le cozze, le coccinelle, tutto ciò che sta attaccato all'erbaio piuttosto che al sasso, quindi lei nasce come un divoratore, come fosse un uomo che ama la carne, no? In realtà l'origine proteica è in mezzo. Cioè, le proteine ci sono dappertutto, perché noi le usiamo ad esempio come carpiste dalle farine del pesce, piuttosto che dai derivati del latte, piuttosto che dai derivati della frutta secca, e usiamo tutte queste farine sia per fare le nostre boilies che per comporre a volte le nostre pasture. Quindi questo è quello, ecco, che noi riguarda... siamo sì, sicuramente, siamo alla vigilia quindi della stagione estiva, direi che forse è la stagione più propizia per praticare questo tipo di pesca, giusto Sebastiano? Assolutamente sì, anche quindi, se è una... Approfondire meglio la questione della preparazione delle pasture, quindi che tipo di composizione di ingredienti suggeriresti in questa stagione adesso ai nostri amici che ci stanno seguendo, ma anche quelli che poi in differita dopo rivedranno questo video, perché... sarà pubblicato, perché noi siamo in diretta anche su YouTube, e quindi rimarrà registrato su YouTube e su Match Fishing, quindi lo potranno vedere anche nei prossimi giorni senza problemi. Che tipo di composizione faresti? Ci sono degli amici che dicono devi dire tutta la verità perché stai giocando un po' sul nascosto, no, insomma, quindi no, Lauro in particolare. Non nascondiamo niente, ci mancherebbe altro, anche perché non sono mai stato sono sempre stato un sostenitore della tesi del senso dell'acqua prima che della conoscenza chimica, tecnica o del segreto di Pulcinella, insomma. Però al di là di questo, la stagione estiva è abbastanza semplice da affrontare, sia come composizione dei propri metodi, di pasture, di boilers. È un momento in cui la carpa mangia un po' di tutto. Nei periodi più caldi succede quasi il contrario di quello che avviene d'inverno, o la stessa cosa di quello che avviene d'inverno, perché con la saturazione dell'acqua di anidride carbonica, con l'eccesso di caldo, quindi manca l'ossigeno nell'acqua, la carpa fa più o meno la stessa cosa di quello che succede in inverno, cioè blocca un attimino la sua alimentazione. Quindi esclusi questi momenti di extra caldo o di mancanza di ossigeno nell'acqua, sì, dove possiamo farci veramente poco, è chiaro. Escluso questi momenti abbastanza delicati, è un momento in cui io amo molto utilizzare pasture o boilies particolarmente proteiche, grasse e oleose. Perché? Perché tutto quello che è particolarmente oleoso, sia che si tratti di un prodotto liquido, quindi stipolatori liquidi o oli, o che si tratti di farine, come tu sai bene, conosci bene da agonista quale sei, la canapa piuttosto che l'arachide, certo. Con l'acqua calda lavorano in maniera molto migliore, quindi si espandono nell'acqua, riescono a veicolare nell'acqua ed attrarre la preda, cosa che non riescono a fare con le temperature dell'acqua sotto i 15-16 gradi. Quindi da parte mia c'è un utilizzo di tutto quello che è particolarmente grasso, proteico e oleoso con la stagione calda, che sia farina di pesce piuttosto che la farina di arachide, piuttosto che la canapa. Tutto quello che contiene omega 3, omega 6, sì, ma che riesce a lavorare solo ed unicamente nella stagione calda. Stessa cosa faccio con gli aromi, gli additivi o gli sciroppi che hanno base oleosa. Sono una bomba atomica, gli oli di pesce, gli oli di salmone, gli oli di spezie, sono una bomba atomica. A me gli oli piacciono tantissimo, attirano le carpe in un modo pazzesco. Però nello stesso tempo devono essere utilizzati in un momento in cui l'acqua permette la veicolazione di questi. Altrimenti non hanno nessuna resa, anzi. Però io ho visto, voglio proprio capire bene, dei pescatori dell'est Europa che venivano a Ostellato nel tratto riservato al carp fishing con dei contenitori enormi di granaglie, sì. Ed era il periodo estivo, quindi mais anche di dimensioni molto sostenute, insomma. Certo. Piuttosto che ceci, piuttosto che altre granaglie che abbiamo visto che le utilizzavano e facevano delle lunghe pasturazioni e probabilmente innescavano anche questi tipi di prodotti qua, insomma. Secondo te è nel periodo estivo, cioè
il periodo verso il quale stiamo andando, potrebbe dare più soddisfazione, quindi un'alimentazione, una pasturazione fatta con dei cereali e delle granaglie o pasture e boils e similari? Allora va molto da luogo a luogo, nel senso che l'esca naturale tipo il mais o i ceci che dicevi prima o la canapa, sì, piuttosto che le particles in genere, funzionano sempre. Ci sono dei momenti però che attirano i pesci di piccola taglia, quindi nel canale dello Stellato, dove una volta era super popolato di carpe di Amur, ora purtroppo a causa del bracconaggio è andato tutto leggermente a calare, si sta ricostruendo per fortuna, però okay, c'era la possibilità che buttando e pasturando troppe microgranaglie, noi carpisti prendevamo le famose breme, i carassi che non amavamo, ah, no? Sì. Però anche in quello che è il mondo granaglie, e quindi particles in inglese, c'è da fare delle distinzioni. Cioè, ad esempio, i ceci sono sì una granaglia, sono sì una particle, ma sono estremamente proteici. Quindi è un'esca che mi è sempre piaciuta tantissimo da innescare e anche da pasturare. Il mais è l'esca d'oro, per la carpa non c'è niente di migliore, la carpa che si tratti di regina specchia erbivora la amano tutte, e quindi sicuramente io lo utilizzo in combinato, cioè molto spesso pasturo con il mais o con le granaglie e a volte pesco con le boilers o pesco con le granaglie stesse. Va molto da luogo a luogo, dalle preferenze che hanno le carpe in un ambiente piuttosto che in un altro. Il canale più stellato era uno di quelli che più granaglie buttavi, più arrivavano questi missili di carpe erbivore, erano stupendi, che comunque, ripeto, per fortuna è un ambiente che si sta ricostruendo e ho molti amici che stanno avendo degli ottimi risultati, perché sono dei ragazzi della Romagna che hanno fatto delle belle pescate anche nel 2019. Quindi ecco, la mia è una combinazione delle due, mi piace molto pasturare il mais, la canapa, i ceci, e a volte innescare la boilers, solamente come fosse uno zuccherino, un dolcettino, sì, e rompere qualche boilers in mezzo a questa pastura. A volte invece utilizzo solo le boilers, perché voglio selezionare la preda, voglio evitare i piccoli pesci che vengono a disturbare la mia azione di pesca e uso solo delle boilers di grosso diametro, devo capire in che ambiente sono e quanto pesci di disturbo c'è. Ecco, c'era Paolo Donati prima, adesso non vedo più il commento, eccolo qua, che chiedeva la distinzione fra acque libere e fisheries, se l'approccio insomma cambia di molto. Voleva capire Paolo Donati un po' come vedi l'approccio pescando in acque libere piuttosto che nelle fisheries, che ovviamente nelle fisheries sappiamo che sono pesci meno selvaticizzati rispetto alle acque libere, quindi più avvezzi magari a un'alimentazione anche preparata dal gestore del lago. Usano molto questi pellet al pesce, io vedo che danno da mangiare questo pellet al pesce e li abituano un po' con quel tipo di alimentazione lì, quindi è l'abitudine un po' a cosa gli dai da mangiare. La risposta forse l'hai già data prima. Sì, prima all'inizio della diretta parlavo appunto della differenza tra la carpa che nasce e vive in un ambiente estremamente naturale e la carpa che viene invece selvaticizzata, come dicevi te, quindi deselvaticizzata in un ambiente come le fisheries, dove spesso le carpe sono tante, la competizione alimentare è molto forte e hanno bisogno di mangiare per riuscire a guadagnare o semplicemente a perseguire il ciclo di vita normale, no? Quindi sicuramente sono due ambienti molto diversi, Paolo, tu lo sai, ti conosco, sono un pescatore molto, molto esperto, quindi nell'acqua libera seguo molto la logica di quello che è la carpa, com'è fatta, quali sono le sue abitudini, cosa preferisce o di cosa ha bisogno in una stagione piuttosto che un'altra. Ecco, la fisheries... scusa Seba, questo è un ragionamento molto interessante, perché poi la conoscenza perfetta di cosa gradisce un certo tipo di animale, cioè di pesce, ti porta anche a decidere qual è il tipo di prodotto che tu devi preparare, ma soprattutto anche il tipo di prodotto cromatico in ragione del posto, del fondale e quant'altro. Come arrivi a determinare questo intreccio di scelte, insomma? Allora, come dicevo, pescando in acqua libera è tutta un'altra storia. Il discorso cromatico viene un attimino meno, perché la carpa si alimenta, perché deve alimentarsi, perché è attratta da quello che io gli butto in acqua, però ha la necessità di alimentarsi e devo trovare le zone di stazionamento e le zone di alimentazione, quindi è molto più complicato. Sono di fronte magari a un lago molto grande, a un canale molto lungo,
e cerco di vedere la carpa proprio come animale, come genetica, come è fatto e di cosa ha bisogno in quel momento lì. Quando che io vado in una fisheries o in un carpodromo, ti ripeto, la cosa si snatura parecchio e cerco di giocare, come abbiamo fatto prima io e te, il ragionamento sulle differenze cromatiche tra esca, pastura e colore del fondale, o semplicemente cambiando, variando ogni ora, ogni due ore, ogni tre ore, a seconda della mia tecnica, il tipo di pastura, il colore della pastura, l'aromatizzazione, capisci? Quindi è un gioco che si evolve anche con l'occhio del pescatore, con il senso dell'acqua del pescatore. Sono due ambienti estremamente diversi. Nella fisheries, ad esempio, ci sono dei momenti in cui il contrasto pieno tra il colore dell'esca e il colore del fondo, o il colore dell'esca e il colore della pastura, dà un risultato spettacolare. Ci sono altri momenti in cui per fregarle o per far venire meno i segnali di pericolo che sono nella testa della carpa, o nel brain, quello che può essere il cervello della carpa, deve essere addirittura mescolata la colorazione, no? Quindi ci sono momenti e momenti. A me capita molto spesso di guardare il colore dell'acqua e il colore del fondo e di andare a giocare con un contrasto. Mi capita spesso, no? Acqua scura e fondale scuro, vado a contrastarla con un'esca chiara che va a contrastare completamente il livello cromatico delle due superfici. È chiaro che la carpa non vede come vede un essere umano. Sono stati fatti degli studi molto importanti in Inghilterra, hanno speso anche un sacco di soldi, Paolo Donati tra l'altro molto informato di questo, un carpista di vecchissima data, e quindi come vede la carpa nel fondale cambia molto a seconda della profondità, di quanto arriva la luce o non arriva, quindi anche degli eventi atmosferici. Un conto è una giornata nuvolosa e un conto è una giornata di sole, cambia tantissimo la percezione e la vista della carpa. Per semplificare, la carpa vede tra virgolette in bianco e nero e vede, diciamo, gli stacchi di colore, ok? Vede gli stacchi, le differenze cromatiche, non vede il verde piuttosto che il rosso come lo vediamo io e te, Alessandro. Sì, esatto. Quindi dicevo prima, io quando ho a che fare, parlo anche di esperienza personale che mi sono portato avanti da tanti anni, anche in delle sessioni che ho fatto di pesca in Francia per tanti 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 giorni. Acqua scura e fondo scuro, come può essere una torbiera o una cava piena di pesce con del fondale limaccioso, normalmente utilizzo per contrastare il livello cromatico, utilizzo delle esche bianche o gialle. Con l'acqua chiara e il fondale chiaro, come può essere ad esempio una cava di ghiaia giovane con un'acqua abbastanza trasparente, se voglio contrastare il colore dell'acqua del fondale utilizzo dei colori come il fucsia, il rosso e l'arancione. Ah, ok. Quindi questo è il contrasto che mi ha sempre funzionato e nel car fishing e in altre tecniche come il metodo dello specimen. Questo è quello che ha sempre funzionato a me. Lo stesso faccio con la pastura a volte, la stessa cosa. Dipende se voglio provare a contrastare il colore del fondale per far vedere alla carpa che c'è alimento in quel determinato punto, ok? Quindi per creare una macchia più chiara, ad esempio, su un fondale scuro, o se penso, perché anche qui è una medaglia con due facce che talvolta valgono tutte e due. Ci sono dei momenti, delle situazioni dove un contrasto cromatico crea interesse e ci sono dei momenti in cui invece crea un segnale di pericolo. Normalmente nei luoghi naturali dove le carpe non sono abituate a mangiare tutti questi colori diversi, normalmente se vai a dargli un qualcosa di estremamente diverso dal loro ambiente, come colorazione, non sempre è gradito, non esatto. Sempre vede il risultato. Talvolta infatti andiamo anche il colore delle nostre boilies piuttosto che il colore delle nostre pasture, spesso andiamo proprio a mescolarlo, andiamo proprio a identificarlo con quello che è l'ambiente naturale della carpa. Una buona sessione di pesca, Sebastiano, in acque libere, quanto è determinante una pasturazione, e lo è sicuro, ma quanto deve essere lunga, quanto deve essere preparata una giornata di pesca, quanti giorni prima, insomma, diamo un consiglio ai nostri amici. Ma se parliamo del car fishing, normalmente noi stiamo anche 3-4 giorni, lo sai, sulle rive o aspettare a cercare il punto corretto, il passaggio della carpa, la pasturazione che dà i frutti in 10 ore piuttosto che 20, che questa a volte è considerata una pazzia da parte di altri, come posso dire, sì, da parte di altri, degli amanti di altre tecniche, no? Io per esempio
pesco tantissimo anch'io a Bolognese piuttosto che a feeder, e la sessione si conclude in 3-5 ore. Nel car fishing la carpa va aspettata, va cercata negli spot giusti. Per trovare lo spot giusto con barca e con scandaglio piuttosto che con il marker ci vuole del tempo, va alimentata nel modo giusto, perché normalmente stiamo targetizzando dei pesci molto grossi, parliamo di pesci da 15, 20, 25 kg, anche 30 a volte. Quindi la durata della sessione di car fishing va dai 2-3 giorni alla settimana, che chiaramente è un dispendio di tempo abbastanza grande per gli appassionati. Ci sono sessioni... Mi sembra, nonostante questo tipo di sacrificio che tu stavi sottolineando, mi sembra che comunque il car fishing negli ultimi anni avesse avuto un'evoluzione, una crescita esponenziale in termini di praticanti, insomma. Poi il bracconaggio ovviamente gli ha messo un grosso freno, poi parleremo anche di questo magari, però mi viene da dire è una disciplina molto giovane, no? come persone che la praticano, o no? No, è abbastanza giovane, ha già avuto il suo picco 5-6 anni fa, a mio modesto avviso, 5-6-7 anni fa ha avuto il picco in Italia di praticanti. Era io negli anni dell'università, ad esempio, davo una mano ad alcuni negozi della zona e c'erano un sacco di ragazzi più o meno giovani che si avvicinavano a questa disciplina. Ti assicuro che la vendita del materiale e l'avvento di questa tecnica era veramente in crescita esponenziale. Adesso si è un po' stabilizzata, ma gli appassionati in Italia sono ancora veramente tanti. In Europa e in Inghilterra è ancora veramente, veramente, veramente tanto praticata. Nonostante servono le macchine piene di attrezzatura e i 2, 3, 4 giorni da stare lontano dalla famiglia in mezzo al lago, insomma, quindi come puoi capire sicuramente poi... i giovani si avvicinano perché è una specialità che non ti sovraccarica di stress come può essere una gara di alto livello agonistico, insomma. Lì c'è la tenda, c'è il lettino, c'è il tavolino, c'è la grigliata. È questa la filosofia che sta alla base del car fishing, oppure c'è solo il fatto di dire vado a insediare perché voglio il pesce da fotografia e quindi è più vocata a questo tipo di obiettivo piuttosto che all'insieme di un momento di convivialità fra amici, insomma, perché io vedo molto che c'è questo tipo di approccio anche. Ma sai Alessandro, lì dipende molto dalle persone, dipende molto da un pescatore all'altro. Ci sono dei ragazzi che vanno a pescare che vogliono solo il pescione, quindi vanno a pescare 3-4 giorni in solitaria con il socio, mangiano la scatoletta di tonno con i grissini perché il loro obiettivo è la carpa grossa, gigante, quella mai presa, e c'è chi invece riesce a mescolare un po' le due cose, quindi i momenti di convivialità con la ricerca molto forte e molto precisa di quelli che sono i branchi di carpe o appunto la carpa da sogno, la carpa da record. Quindi è bello che esistano entrambe le cose. Ti ripeto, a volte viene vista come la pesca del barbecue e la pesca del campeggio, in realtà quando la fai che capisci che per mettere giù un piombo e un terminale ci metti 45 minuti per capire come e dove metterlo, e per come e dove pasturare ne metti un'altra mezz'ora, e magari per dove trovare il punto ci metti 3 ore, cioè ci metti mezza giornata per mettere giù una canna, torni a riva che sei esausto, chi la pratica sa appunto che è tutt'altra che la pesca da riposo, ecco. Poi, chiaro, c'è il momento in cui ci si butta sul lettino, si fa la pasta asciutta, cioè è bello anche questo. Sicuramente. C'è Luca Scarantino che ci dice che le carpe, per riconoscere le boys come alimento, a volte impiegano anche 2 mesi. Poi magari le catture si fanno anche, dice, però c'è un'attesa veramente esagerata, insomma. Ti risulta che sia questo un po' il sì, assolutamente, anche perché Luca è un'altra persona che conosco che pesca le carpe nei grandi laghi della Sicilia, cioè nelle grandi dighe della Sicilia, dove, ti ripeto, il discorso che ti facevo prima, le carpe sono abituate a mangiare quello che trovano in natura, quindi il gambero tra i sassi, il verme, il verde vas, e per abituarle a determinati tipi di esche che noi siamo avvezzi a darle da fuori, a volte ci vuole veramente tanto tempo. Cioè, a volte per prendere una carpa in un ambiente di quelli che state scrivendo Luca, veramente ci vuole 1 o 2 mesi di pasturazione preventiva, perché riconoscano l'alimento che noi gli stiamo dando. Quindi concordo 101%.
oltre al car fishing abbiamo all'ordine del giorno, insomma, come discussione anche il method feeder pesante, lo specimen, insomma, parlaci un po' anche di queste, di, che è l'evoluzione un po' del car fishing, giusto Sebastiano? Assolutamente sì, negli ultimi anni infatti anch'io un po' per tempo, come tanti appassionati, un po' per mancanza di tempo, un po' per crescita anagrafica, mi sono dedicato un po' di più a queste tecniche che mi fanno stare via da casa meno giorni, meno ore, e quindi ho portato tutte le conoscenze che ho preso dal car fishing e dal mondo carpa, le ho portate in queste sessioni di method, sia nelle fisheries che nelle acque libere. Insomma, capita di fare delle bellissime pescate in alcuni laghi o in alcuni fiumi utilizzando ad esempio delle micro boil, o cioè dei method che uso anche nel car fishing, per fare la pescata a grossi barbi piuttosto che a degli storioni, piuttosto che targetizzare delle grosse carpe, però pescate con un'attrezzatura più leggera e con un lasso di tempo inferiore, no? Cioè, le famose abitudini che c'erano nel car fishing prima le ho un po' trasportate in tecniche che mi occupano meno tempo e che riescono a farmi andare a pescare e divertire. Ho fatto delle bellissime pescate in alcuni laghetti qui a Verona, dove ammetto potevamo andare in pochi, a pescare a metodo pesante le carpe vergini di questi laghetti o i grossi storioni, che era tutt'altro che facile prendere, insomma. Quindi tutto quel discorso che facevo prima della formazione sull'aminoacido, su cosa ama la carpa, su come mangia la carpa, le ho riportate in altri tipi di tecniche che sono delle figlie minori del car fishing, insomma. Esatto, che poi parente lontano del car fishing per certi versi c'è anche il feeder, insomma, che è questa tecnica che si sta evolvendo in maniera molto veloce in Italia, dove è possibile utilizzare nelle cave, nei laghi commerciali, la tecnica anche del method feeder, del pellet feeder, e quindi usare degli prodotti che sono parenti stretti di quelli che si usano di fatto nel car fishing. Assolutamente, anche quest'anno ho cominciato a fare, come tanti, le gare, le fisheries, la Coppa Italia Fisheries, utilizzando tutto quello che è il mio bagaglio, insomma, che mi porto da carpista ma anche da pescatore. Ripeto, sono ambienti diversi dove la carpa è stata anche punta e allamata tante volte, quindi andiamo a ricercare una pastura o una tecnica di pesca che riesca ad ingannarne qualcuno in più, e anche qui ci sono ognuno i suoi trucchetti, però sì, molte persone si sono spostate dal car fishing o dalla pesca al colpo, come tu sai bene, verso questo feeder e questo metodo che ha avuto veramente negli ultimi anni un'ingente massa di persone che si sono spostate verso queste tecniche, e lo trovo anche abbastanza normale. Sì, io sono uno di questi e mi sono un po' avvicinato alla pesca del feeder per il fatto che comunque il colpo stava perdendo dei colpi, ecco, scusa l'abbinamento delle cose, delle parole, ma d'altra parte quando vai a misurarti con delle giornate di pesca e il feeder lo trovi molto più catturante di quello che può essere la pesca al colpo, dove a Rubasien puoi arrivare solo lì e non puoi andare sull'argine opposto, neanche con le canne inglesi delle volte ci arrivi, perché se parliamo di estelato, che è largo 70-80 metri, allora tu capisci che col feeder vai sotto le canne dall'altra parte, prendi pesci in continuazione, e se avresti fatto quella giornata a Rubasieno all'inglese magari avresti preso uno o due pesci, saresti venuto a casa meno soddisfatto. Per cui il feeder secondo me ha proprio in sé questa caratteristica di essere, di garantire una pescosità maggiore in qualsiasi condizione. Assolutamente, io credo che per tutti sia stata una valvola di sfogo importante questo feeder. Esatto. Bellissimo da praticare, forse equiparato in qualche modo al car fishing, perché ci c'è questa attesa della cima che si muove o che si piega, ma che anche lì ha bisogno di un sacco di accortezze, di accorgimenti, di trucchi di tanti tipi. Io credo che sia perché viene dal pesca al colpo che più che viene dal car fishing sia un punto di incontro molto bello, Alessandro, no? Cioè, sì, sia una tecnica che possiamo praticare tutti, poi c'è chi vuole farla agonisticamente o chi vuole farla da amatore, chiamiamolo così, ma è un punto di arrivo stupendo, ecco, dal mio punto di vista. Ascolta, che sia la brand. Una curiosità,
io utilizzo diverse pasture anche della Reactor Bite. Quando è che conviene di più utilizzare una pastura speziata, soprattutto quelle rosse molto speziate, piuttosto che una pastura dolce, gialla, come dire, meno invasiva dal punto di vista cromatico? Quindi proprio avere a che fare con due tipologie di pasture, una rossa che ci sono molto speziata, forte, con una gialla molto dolce alla vaniglia, insomma tanto la senti. Quando è che è il caso di usare meglio l'una piuttosto che l'altra? Ascolta Alessandro, tanto molto spesso tu sai che la spezia viene molto equiparata, cioè viene molto avvicinata al periodo invernale, no? Ma nessuno si è mai chiesto perché in realtà è una nostra, da un certo punto di vista è una nostra sensazione. Lo speziato piccante risveglia la carpa dal periodo invernale, oppure stimola la carpa nel periodo invernale. Da un lato è vero, dall'altro considera che le spezie, soprattutto alcune, hanno una sorta di effetto lassativo nei confronti della carpa, o digestivo. Quindi le stesse carpe nel periodo invernale sono più attratte anche perché le sintetizzano o le assimilano a livello istintivo a un qualcosa che le fa anche digerire meglio. Quindi sicuramente ciò che è più speziato, più forte, io lo utilizzo normalmente da ottobre-novembre fino a marzo, una cosa del genere. Quando il periodo si fa più caldo, allora mi posso sbizzarrire, come dicevo prima, o utilizzare dei fish meal molto grassi o dei nutti mix molto grassi con della farina di arachide, o anche, in questo caso, come hai detto te, scelta parallela, una pastura gialla dolce che può andare bene e per i carassi e per le carpe, insomma. Ho capito. Abbiamo parlato prima di carp fishing, abbiamo parlato di carpe che sono state un po' bracconate, uso questo termine che non so neanche se esista nel lessico della lingua italiana, perché c'è stato un fenomeno molto grave nel nostro paese, nei canali del nord, nei grandi laghi, insomma, di bracconieri che hanno depredato, no, questi ambienti. Com'è la situazione oggi, Sebastiano, tu che segui da vicino un po' il mondo del carp fishing? La situazione è un pochino migliorata, perché il plauso va fatto a tutte quelle associazioni e a quelle persone che hanno combattuto, che sono rimaste in piedi la notte a controllare i fiumi, i canali, che hanno rotto le scatole alle istituzioni perché fossero mandate fuori qualche guardia in più, che si siano prese a rischio loro stesse di andare a controllare e di andare magari a volte a pattugliare queste sponde. È migliorata soprattutto da questo punto di vista. È migliorata perché i controlli sono un po' più forti, ma non è risolta. Non è risolta perché da un punto di vista, io mi permetto di dire amministrativo, da un punto di vista governativo, le forze dell'ordine forse non hanno mai avuto, non sono mai state investite della potenza o della forza coercitiva necessaria per riuscire a contrastare queste persone che andavano a bracconare e che andavano alla fine a impoverire quello che è il patrimonio del paese. Io ho pescato tantissime volte in Francia, in Slovenia. La guardia pesca, è brutto da dirlo, ma viene con la pistola nella fondina. Perché? Perché se te, mica per spararti, perché sei là che stai pescando con una canna in più, una canna in meno, lì ti dà la multa, al limite è tutti a posto. Però stanno tutelando il loro patrimonio, stanno tutelando la natura che è patrimonio dello Stato. Se trovano una rete o se trovano un pescatore che sta facendo questo, addirittura in tanti stati rischia anche la carcerazione piuttosto che delle sanzioni penali molto molto forti. Questo in Italia non è mai fatto. Ed è il motivo perché tutte quelle bande di stranieri dell'est soprattutto sono venuti nel nostro paese a depredare i nostri corsi d'acqua e a portar via tonnellate e tonnellate di pesce. Questo è il vero motivo, perché appunto, non c'è una legislazione molto severa che punisca sul piano penale quelli che vengono a rubare il pesce nei nostri canali. È sembrato che a noi italiani ce ne fregasse a livello amministrativo, a livello governativo ce ne interessasse poco del patrimonio ittico, del patrimonio naturale, no? Perché come scrive Mancini, a lui addirittura sembra che il bracconaggio sia addirittura un reato amministrativo, cioè è una cosa incredibile. Tu vai a rubare dei pesci in un canale che è proprietà dello Stato, proprietà del governo e quindi anche proprietà dei cittadini dell'Italia,
Io credo che questo deve essere governato in un modo completamente diverso, no? Ci hanno portato via pesci da sogno, reti, milioni di reti di piene di pesce, di carpe, piuttosto che di bremo, piuttosto che di altro. Io scrissi anche qualche mezza pagina sulla mia tesi di laurea in merito a questo, si parlava tra l'altro di diritto degli enti locali, di diritto ambientale, quindi ci ho messo anche questo per in quel momento là per rendere meno pesante la stesura della laurea. Però in realtà ho scritto quello che credevo e quello che sto ripetendo a te, che finché le persone non sono investite, le persone, le autorità non sono investite di una certa giurisdizione, di un certo potere coercitivo nei confronti di queste persone che stanno comunque commettendo dei reati, sarà difficile gestire al 100% questa cosa. In Slovenia ci riescono, in Austria ci riescono meglio, in Francia dopo tanti anni ci riescono ancora meglio. Noi ci siamo fatti rubare dei sogni, mi dispiace dirlo, e ringrazio ancora tutte le persone a nome di tutti i pescatori, alcune le ho conosciute, che si sono fatte un mazzo tanto, scusami il termine, per andare a controllare, perdendo le loro notti, perdendo i loro giorni, o andando a discutere con le autorità di queste cose qui. Sì, sì, ci sono persone che si sono veramente date da fare. Noi pochi giorni fa abbiamo avuto ospite in diretta Alessandro Pagliarini, che è uno di quelli che si è veramente battuto, e lo ringrazio ancora e lo saluto nel caso ci stesse seguendo. Insomma, ci sono veramente, è rifiorita una coscienza negli ultimi anni diversa da quella che comunque c'era in precedenza, per cui sembra che anche il legislatore, uso questo termine, abbia voglia di inasprire un po' di più, insomma, le pene anche per quelli che commettono questo tipo di reato. A mio avviso però la vera soluzione passa attraverso la concessione delle acque ai privati. D'accordissimo. Fin tanto che le acque sono pubbliche, non sono di nessuno e tutti fanno quello che vogliono, dagli scarichi abusivi al bracconaggio, piuttosto che, insomma, se ne vedono di tutti i colori dentro. Alessandro, alle acque ti dico, proprio in merito al car fishing, dove di carpe ne sono state portate via tantissime, abbiamo dei bacini tipo il lago di Pusiano, piuttosto che il lago di Endine, che sono stati dati in concessione a degli enti, a volte gestiti dal comune, a volte gestite invece da alcuni enti esterni, che però li trattano come un'acqua privata da un punto di vista di prenotazioni, di gestione del suolo, no? Di gestione dei pescatori, però rimane un lago naturale gestito, capisci? Se tu lo lasci buttato là, come mi viene in mente i laghi di Mantova, gestiti da che? Dal demanio, dalla regione, con 5 guardie che fanno il giro dei laghi senza avere nessuno potere, i problemi ne risolviamo poco. Lo so. Tornando alla tua esperienza di pescatore di carpe, il grande pescatore di carpe Sebastiano Brunelli, che hai visitato ambienti un po' in tutta Europa, mi viene da dire, oltre alla Francia e l'Inghilterra, dove sei stato a pescare? Dappertutto, Alessandro, sono stato in tantissimi posti, mi viene bene, adesso ho fatto anche un mondiale in Sudafrica, sono stato in Portogallo, sono stato in Serbia, sono stato in Francia, sono stato in Slovenia, sono stato in Austria, e a pescare le carpe basta. Poi a pesca per altri motivi sono stato in tantissimi altri posti. Ma le soddisfazioni più belle e più grosse dove le hai avute, Sebastiano? Ma io rimarrei volentieri nel nostro bel paese, perché abbiamo delle acque stupende, abbiamo dei fiumi, dei laghi meravigliosi. Potrei citare, ripeto, prima uno dei miei preferiti, il lago di Viverone, che si divide tra 3 province del Piemonte, Biella, Ivrea e Cuneo, mi sembra, o Cuneo Vercelli forse. È un posto bellissimo, con dei pesci stupendi, anche là bracconato, ma controllato un pochino meglio, anche perché ci sono dei ragazzi in posto che conosco molto bene, che gestiscono un pochino il lago, lo curano come fosse un figlio. Mi piaceva tantissimo pescare nel canale di Ostellato, finché le carpe erano quelle che erano e gli amur erano quelli che erano. Adesso stiamo lentamente tornando, quindi spero che prima possibile torneremo a essere attivi. Esattamente, incrociamo le dita, perché... E poi io sono veronese, io amo molto il micio a Peschiera, abbiamo delle carpe anche lì che fanno paura,
e quindi sono vicino a casa, quando torno dal mio lavoro di Bologna, ecco, è proprio lì che ti volevo, infatti ti ho introdotto in questo ragionamento perché so che tu sei della provincia di Verona. Verona per noi significa Mincio, Lago di Garda. Allora, una sessione di pesca nel Mincio, Sebastiano, per prendere queste carpe enormi che ci sono, qualcuna l'ho presa anch'io, qualcuna mi ha strappato, come lo affronti tu da buon esperto di pescatore? Guarda, di carpe? Ce ne sono talmente tante di carpe nel Mincio che sembra che rientrino il processo della carpa tra Garda e Mincio sembra essere questo. La carpa, quando è marzo, aprile, dal lago di Garda rientra qualcuna verso il Mincio, o per la frega, o quelle che non vanno in frega rientrano, perché comunque riescono a fregare anche nel Mincio senza nessun problema, oltre che nei canneti di Sirmione o di Lazise. Quindi da marzo a aprile abbiamo l'accesso delle carpe dal Garda al fiume Mincio, ci rimangono di media quasi tutta estate. Diciamo che escono, molte carpe escono e tornano nel lago quando è luglio-agosto. In luglio e agosto sono i mesi peggiori, secondo me, per pescare carfishing nel Mincio, e qualcuna rientra poi nella fase autunnale. Io vado a cercare con il piombo e con il marker, con il cacciato, le porzioni di fondale più duro, che molto spesso sono da metà canale ai tre quarti. Okay? Ah, ok. Sui 40-50 metri. Sì, io cerco quasi di sbarrare il canale a 3, diciamo, cioè tengo una canna a 20 metri da riva, una a 40 e una a 60. Okay. Poi ci sono spot dove trovo libero anche dalla parte opposta, che trovo pulito, che trovo duro il fondale, e non c'è magari una corrente molto forte perché la diga non è estremamente aperta, la diga in fondo di salienza non è estremamente aperta, a volte pesco anche sulla sponda opposta. Butto veramente tante esche per fermare questi branchi di carpe che arrivano da destra e da sinistra. Non ho paura della quantità di boilies da buttare, neanche un po'. Nel senso che io devo bloccare le carpe. Arrivano da destra, arrivano da sinistra e io le devo fermare. Molto spesso arrivano in 3, 4, 5 e mangiano perché sono dei divoratori. Sono anche una carpa da 5-6 kg è capace di mangiare mezzo chilo di palline senza nessun problema, per dirti, no? Penso a te. Senza nessun problema, e quindi vado a intercettare quelle che sono le zone più interessanti, perché col marker, col piombo e con la treccia sento il fondale più limaccioso o più duro. Pesco sul duro, quindi pesco sul duro le carpe, pasturo copiosamente, e poi attacco le mie boilies, le mie esche preferite, che molto spesso sono quelle che produco io o quelle che vendo con la gamma Reactor Base. Tiziano Begale è giustamente preoccupata per le porte in via bracconiere. Sì, però siete molto bravi voi, ho visto che i miracoli non si possono fare, Tiziano, però ho visto che le vostre guardie lavorano molto bene, e anche i ragazzi che conosco che fanno dei pattugliamenti, insomma, sembra che stiano facendo il loro lavoro anche in questa zona. Diciamo che non è avulsa da bracconaggio, però diciamo che è una di quelle controllate, per fortuna. Bene, siamo ormai in conclusione di questa bellissima, interessantissima chiacchierata. Ci puoi consigliare alcuni spot, alcuni posti dove poter andare un po' in tutta Italia? Perché noi ci stanno seguendo dalla Sicilia fino al Piemonte, come vedi, e quindi alcuni laghi, alcuni posti dove qualcuno può andare e divertirsi e dire magari come affrontare questi posti. Cominciamo dal nord e poi scendiamo giù lungo lo stivale. Allora, ripeto, parlando di ambienti naturali, che sono quelli sì, in cui magari naturali, fare cappotto è più facile, però anche la carpa da 3-4 kg è una soddisfazione immensa. Io ho parlato del lago di Viverone, a Vercelli, a Biella, piuttosto che il lago di Endine, che quello invece è una vallata del Bergamasco, che speriamo sia visitabile da tutti noi al più presto, visto i problemi grossi che hanno avuto. Esatto. Qui ci sono delle teste, dei permessi semplicissimi da fare online, si pesca sia dalla riva che con l'ausilio della barca. Poi, per l'ausilio della barca, per pasturare, per trovare gli spot e per depositare le esche. Poi c'è il famoso Mincio di cui ti parlavo adesso, a Peschiera, che invitiamo a venire a trovarci, a fare la tessera e a rispettare, perché siamo rispettare ovunque, si rispetta il Mincio come il lago di Viverone.
Poi passiamo verso il centro, c'è il bellissimo lago di Bilancino, poco conosciuto, vicino a Barberino del Mugello, che offre dei pesci stupendi, delle prede da sogno, quindi anche quello è un posto in Toscana da andare a visitare, da andare a pescare le carpe, ce ne sono di enormi. C'era anche il bacino di Suviana, se non ricordo male. Sì, sull'Appennino tosco-emiliano è acqua pregiata, si può pescare con una canna sola a testa, però c'è sia Suviana che Brasimone. Esatto, perché io ricordo carpe Amor a Suviana che erano come delle persone grandi in una maniera incredibile. Sì, sono bellissimi spot dove le carpe non sono tante, sono anche molto furbe, ma sono dei pesci molto grossi sull'Appennino tosco-emiliano. Esatto. Quindi si pesca con una canna a testa, qualcuno di noi quando ci andava portava la fidanzata e faceva fare la licenza, così pescavamo con due canne. Tanto del male non ne facciamo nessuno, poi le liberiamo. Sì, certo. E poi andando verso sud, stupenda la parte dell'Aretino, stupenda la parte dei grandi laghi tipo Bolsena, Turano, Canne. E poi andando ancora più giù, io ho pescato poco, però ci sono dei stupendi posti. Ho pescato molto in Abruzzo, tra il lago di Bomba e il lago di Barrea, che sono delle dighe fatte da dei fiumi, dei torrenti naturali, che sono dei laghi meravigliosi. Rimanendo invece del versante orientale, ad esempio ci sono i bellissimi laghi del Matese in Campania, con dei pesci delle livree che forse solo là hanno, perché in nessuna parte d'Italia ci sono delle squame, delle livree di carpe così stupende. E poi abbiamo sicuramente anche nelle isole dei laghi molto belli, come diceva prima Luca, che sono delle dighe dove le carpe magari faticano a diventare grandi perché soffrono un po' di nanismo, hanno poco alimento naturale, ma c'hanno dei laghi stupendi. Mi viene in mente il Coghinas in Sardegna, o mi viene in mente ad esempio qualche bellissima diga nell'Ennese, nella provincia di Enna, in Sicilia, quindi il nostro bel paese. Esattamente. Quindi direi che il nostro bel paese, come dicevi te, offre sicuramente tante opportunità per poter praticare questo tipo di pesca, insomma. Sì, non c'è dubbio. Poi vabbè, ci sono le cave private per chi magari ha la famiglia o per chi ha meno tempo da dedicare, per chi vuole qualche comodità in più, anche lì guardiamo quelli che si comportano meglio e che gestiscono meglio le acque, senza magari avere l'opportunità di andare a pescare in posti dove hanno portato dei pesci bracconati. Ecco, se si riesce a controllare dove si va a pescare è sempre meglio. Un lettore prima diceva in un commento, che adesso non ricordo chi era, che molti si sono buttati nel feeder anche per ragioni di costi, perché il feeder costa molto meno, secondo la teoria di molti, di quello che può costare la pesca al colpo, insomma. No, ma anche di quello che può costare il car fishing da un certo punto di vista, perché il car fishing ha bisogno di una tenda, un lettino, una stufetta. Ecco, è Luca Scarantino che lo diceva, infatti. Sì, nel feeder, e chiaramente non nel feeder agonistico che pratichi te, dove avete Fulver, De Vas, 20, 30, sì, 40 canne a testa. In un feeder, visto come il metodo che a volte pratico che praticano molti nelle nostre acque, a volte con un panchettino, una sedia e 2, 3, 4 canne giuste, un chilo di pastura, le persone riesce a divertirsi. Tuttavia, poi quando ti appassioni veramente, ti viene voglia di prendere una canna in più, un paniere, di cambiare tecnica, di provare i pasturatori. Quindi alla fine sì, si risparmia rispetto all'attrezzatura fisica, perché ripeto, non ti serve la tenda, non ti servono i sensori, il rod pod, la barca, però insomma anche il feeder alla fine dipende come lo pratichi, ecco, perché talvolta non è proprio così economico. Sì, certo, però insomma le opportunità ci sono per tutti, perché poi per partire basta accontentarsi del minimo necessario e sicuramente certo, è una disciplina alla portata di tutti, è questo che volevo dire, mentre nel chiaramente, se vuoi fare gare nel colpo oggi, se non hai il paniere, la pedana e la rubasien e le punte, insomma, due rubasien giustamente, cioè è un impatto sicuramente diverso, ecco questo che volevo dire. Chiaramente. Comunque noi abbiamo fatto una bella chiacchierata,
abbiamo parlato di cose veramente interessanti, non abbiamo risposto alle tante sottolineature che gli amici ci hanno fatto, c'era anche Lauro che ci chiedeva di svelare il posto dove vai a prendere le tinche, evidentemente avrai un posto segreto nel Mincio. No, posto segreto nel Garda. Nel Garda, ecco, il lago di Garda, che fra l'altro non abbiamo toccato, ma deve essere un lago ricco di pesci, insomma, anche di buona taglia per chi fa il carfishing, giusto? Molto più difficile. La carfishing no, perché per approcciarci è abbastanza complicato, essendo le sponde, come tu sai, molto praticamente le sponde del lago di Garda, il 95% sono privatizzate, no? Sì, esatto. Le altre fai fatica a campeggiare, a stare delle ore. Dei ragazzi si sono organizzati. Io, lavorando un po' a Bologna, anzi, lavorando molto a Bologna e a volte anche all'estero, non ho molto tempo da rimanere in pesca, da cercare il posto, da pasturarlo, di stare tanti giorni, però ho un sacco di amici che fanno delle sessioni molto, molto, molto belle. Io attacco qualche carpa di bella taglia con la bolognese quando vado a Tinche. Avremmo sicuramente avuto piacere di farci dire alcuni posti segreti da un amico che ci ha salutato, Daniele Marin, che ti dà anche dei scarsi. Ma c'ha ragione, perché lui è campione italiano. Quest'anno è campione italiano, ce lo teniamo. Inchiniamo alla sua bravura, allo scudetto che l'anno scorso si è cucito sul petto. E che è un carpista, tra l'altro, di lunga data. Esatto, ma è per quello che l'ho voluto citare, perché Daniele Marino, oltretutto nostro collaboratore anche di Pesca In, che ogni tanto ci dà una mano, ci manda qualche bel redazionale sui suoi fiumi veneti, ci sono dei pesci meravigliosi. Bellissimo, magari abita lui. La prossima volta intervistiamo Daniele Marino e ci facciamo dare tutti i segreti, cosa dici? Sicuramente sarà una bella opportunità. Bene. Sebastiano, io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata, salutiamo tutti gli amici, speriamo di vederci il prima possibile, insomma, con le canne in mano da qualche parte. Sono io che ringrazio voi, te Alessandro e tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Bene, ciao a tutti, buona serata. Ciao e buon primo maggio a tutti.